Allora, siamo con Beppe Severnini ed Elisabetta Spada, che sono qui in Sardegna per presentare La vita è un viaggio, 20 parole per un futuro migliore. Beppe Severnini, famosissimo editorialista del Corriere della Sera, scrive per il New York Times 15 libri e questo è l'ultimo. Allora, di queste 20 parole per un futuro migliore, qual è quella che adatteresti di più alla Sardegna, qualcosa che noi dobbiamo più incentivare? Allora, per cominciare, sì, è vero, sono un giornalista che fa l'attore a teatro, sono un pazzo, risposta sì, certamente. Allora, rispondo, incoraggiamento. L'incoraggiamento è fondamentale, ne dico uno molto semplice: quando un ragazzo lavora, si paga questa cosa, ne parliamo io e Marta Rizzi, che è l'attrice, sul palco, ci credo molto. E tu cosa pensi? Qual è la parola che noi dovremmo... Conosci la Sardegna? Come Beppe forse no, però... Non come Beppe, ma... Tanto tempo fa, devo dire che mi è rimasta una bella emozione, sono super contenta di essere tornata. Tu senti l'energia che palpita. Tu nell'opera soprattutto canti e suoni. Sì, sì, canto e suono, suono e canto, me la canto e me la suono, come si dice a Roma. Allora, tu parli di una, diciamo, di... Oddio, come... Una precisazione, quando io dico a Marta, per farcela una ragazza della tua età, perché Marta è molto più giovane di me, deve avere... Quattro cose che contano che cominciano per T e lei dice tonno, io la guardo, tachipirina, tanto denaro, tete. Ecco, e io spiego, no, non è questo, sono talento, tenacia, tempismo e tolleranza. Bravo. Definisci l'Italia un luogo pieno di bellezza ma inutilmente astuto, quindi per essere utilmente astuti bisognerebbe saperla vendere questa bellezza, come? Beh, certamente non con veri bello, va bene così? Con qualcos'altro. Noi siamo il frutto di una storia meravigliosa e di tanti geni passati su queste terre, compresa la vostra. Non siamo le pagine di un calendario da quattro soldi. Tiè. In quest'opera però si discute, voi siete in un aeroporto dove i voli bloccati vi inducono necessariamente a chiacchierare, a incontrarvi, e si discute molto della brevità e della precisione come qualità essenziali in un mondo così affollato, ma non è forse vero il contrario, che bisognerebbe essere un po' più lenti? Io sono per la lentezza, però l'efficacia fa risparmiare tantissimo tempo, cioè se uno pensa ai discorsi che fanno in Italia, in Belgio, per dirti la stessa cosa, elimino gli anglofoni che sono ancora più stringati, la metà del tempo a blaterare delle mail lunghe così per dire quello che in un altro paese ti dicono in tre parole: vuoi fare questo con me, questo progetto, sì o no, perché noi, vabbè. Ecco, Elisabetta, che conosce la Sardegna meno di me, ti dico una cosa: uno dei tanti pregi di questo posto è che la gente parla poco e di solito ti dice, quando se un commento già molto lungo è scherzando stai. È vero, tu la Sardegna la conosci molto bene, con noi sei sempre stato molto buono, hai scritto i 45 buoni motivi per amare la Sardegna, ma ce ne dici qualcuno per cui ci si dovrebbe un po' criticare, qualcosa in cui dovremmo migliorare? Prova a essere meno buono. Allora, poiché amo molto la vostra terra, lo sapete, e anche ho grande stima di tutti voi, penso di poter... agli amici si possono dire le cose, quindi parlo di gente e di un posto che amo. Forse dovreste evitare qualche rivalità, le rivalità sono diventate tali e tante, così estese, anche nel mondo del teatro, se io non vengo a Cagliari, non c'entro io, è che pure nel teatro ci sono le rivalità, questa è una prima cosa, che finiscono per essere molto dannose, per rallentare tutti. E la seconda cosa, forse non siate così severi con voi stessi, dovreste avere in voi stessi la stima che io ho verso di voi, che è un po' quindi come si dice in inglese, non siate così severi con voi stessi, è il titolo, guarda caso, di una canzone di Betta, che è Don't Be So Hard On Yourself. Don't be so hard on yourself, you say, there is nothing I can do, I answer to you, the way you surround me, leave no chance to escape, and the harder I try, the tighter I got tied. Grazie. Bravo.